chissà deve parlare, perché sono sempre più convinta che a Strongoli sanno tutto. È l'appello accorato di una mamma. È Anna Dattoli, madre di Gabriele De Tursi, scomparso a Strongoli il 5 giugno 2013. Aveva solo 19 anni, da 7 anni non si hanno più sue notizie. Nel 2014, a seguito di una segnalazione, venne fatta ritrovare la moto con la quale era uscito di casa. Da 7 lunghi anni del giovane non si hanno più notizie, scomparso nel nulla. E non mi fermerò mai finché non ho verità e giustizia. 7 anni dalla tragedia, 7 anni di silenzio, perché c'è questa omertà? Questo veramente lo vorrei sapere anch'io, perché tutta questa cattiveria, tutta questa omertà, perché purtroppo ce n'è tanto. Per ricordare questo giovanissimo ragazzo, anche quest'anno nella chiesa di Santa Teresa di Marina di Strongoli è stata celebrata una santa messa. Vorrei fare un appello a chi sa, a chi conosce i fatti, di dirci che cosa è successo di questo ragazzo, se realmente è morto, ma anche se non hanno il coraggio di farlo attraverso fisicamente, di farlo attraverso una lettera, una mail. I mezzi oggi sono completamente anonimi, cioè c'è la possibilità di dirci che cosa è successo di questo ragazzo. L'Associazione Libera intende tenere alta l'attenzione su questa vicenda. Ci sarebbe la mano dell''Ndrangheta dietro la scomparsa del ragazzo. Libera da anni esprime vicinanze e affetto ai familiari di Gabriele, continuando a chiedere a gran voce insieme a loro, chissà, parli, perché l'omertà uccide la verità e la speranza. L'unica certezza è che a Strongoli più di qualcuno sa cosa è successo, ma nessuno parla. Per questo questa sera continuiamo a ripetere insieme ai familiari di Gabriele, chissà parli.